Come ogni mercoledì, come ogni giovedì mattina, leggiamo dal libro Gli insegnamenti di Kapiladeva, che è una raccolta appunto della filosofia diffusa da Sri Kapiladeva, incarnazione di Krishna, e racchiude anche le conferenze, alcune, un insieme di conferenze, una serie di conferenze tenute da Srila Prabhupada sugli stessi versi. Quindi oggi leggeremo il capitolo 3 intitolato Come comprendere le attività del Signore. Qualora vi foste collegati da www.isconroma.it, perché l'alternativa sarebbe anche il canale Iscon Roma dal sito www.maiapod.tv. Dunque, qualora foste collegati su isconroma.it, in questa pagina c'è la possibilità di rivolgere domande o esporre i propri commenti cliccando semplicemente su quel link. Si chiama dove c'è scritto domande in diretta, clicca qui. Quindi, qualora voleste appunto, lasciare i vostri commenti o le vostre domande, o semplicemente i vostri saluti, potete farlo attraverso questo piccolo strumento, domande in diretta, clicca qui. Dunque, come comprendere le attività del Signore? Verso 3. Yad yad vidhate bhagavan svachandatmat mamayaya tani me shraddha dhanasya kirtanyani anukirtaya. Traduzione. Perciò ti prego, descrivi nei particolari tutte le attività e i divertimenti del Signore Supremo, che è la fonte di infiniti desideri spirituali, e compie tutte queste attività in virtù della sua potenza interna. Ripetiamolo insieme. Perciò ti prego, descrivi nei particolari tutte le attività e i divertimenti del Signore Supremo, che è la fonte di infiniti desideri spirituali, e compie tutte queste attività in virtù della sua potenza interna. Spiegazione. La parola Anukirtaya è molto significativa. Essa indica che ci si deve attenere alle descrizioni autorevoli, non creare descrizioni immaginarie. Shonagarishi chiese a Sutta Goswami di ripetere ciò che aveva veramente ascoltato dal suo maestro spirituale, Shukadeva Goswami, a proposito dei divertimenti trascendentali che il Signore aveva manifestato in virtù della sua energia interna. Bhagavan, il Signore Supremo, non ha un corpo materiale, ma può assumere qualsiasi forma corporea secondo il suo volere supremo. Ciò è possibile grazie alla sua energia interna. Nessuna vena irriga il suo corpo, dice la Sri Upanishad. Questo ad indicare che non è il corpo del Signore come questo corpo. Noi siamo un po' egocentrici, l'anima condizionata è decisamente egocentrica. Mette se stesso al centro di tutto, e, un po' come la rana del pozzo, che Srila Prabhupada racconta sempre, no? questa favoletta della rana nel pozzo, che c'era questa rana che, parlando con un suo amico che si era per un po' allontanato, aveva visto l'oceano, cosa che questo dottor rana, questa rana nel pozzo, che era rimasto sempre lì, era un dottore, uno scienziato, questa rana non aveva mai visto l'oceano, questa rana, questo dottor rana. Allora, conversando col suo amico, che aveva visto l'oceano, allora il dottor rana diceva: ah, quindi dici che è grande questo oceano, è una grande distesa d'acqua, ma senti, dimmi, ma quanto più grande è di questo pozzo? Due volte? E il suo amico: ma no, ma di più,
ridendolo, era risibile, no? Come paragone. Ah, ma allora quante volte? 10 volte questo pozzo, ma no, ma di più, ma di più. Ecco, allora noi facciamo esattamente così, noi, dalle persone ordinarie come noi, fino ad arrivare ai grandi scienziati, grandi, grandi cervelli della società umana che si sono avvicendati nel corso del tempo, che sempre ci saranno, noi facciamo un po' così, l'anima condizionata è veramente egocentrica. Calcola tutto sulla base della propria comprensione. E quindi pensiamo che il corpo del Signore sia un corpo così come questo nostro, questo agglomerato di elementi chimici, un insieme di pezzi assemblati, che nasce e quindi muore. E pensiamo che anche il corpo del Signore sia così. Dice la Shri Upanishad, ci dice, per esempio, che nessuna vena irriga il suo corpo. Il suo corpo non è un corpo materiale, il suo corpo ajopissana vyayatma bhutanam ishvarupissam prakritim svamadishtaya sambhavame atmamayaya, dice Krishna nella Bhagavad Gita. Dice, il mio corpo trascendentale non si deteriora mai. Io mi manifesto eternamente, questa è la mia forma eterna. Il mio corpo non è corruttibile, non è soggetto ai 6 cambiamenti tipici che debbono affrontare le forme, i corpi nel mondo materiale, i corpi materiali. E io quando mi manifesto, Atma Mayaya, io mi manifesto nella mia forma eterna, io sono eternamente così. Non rimanere confuso, dice Dalai Lama, non rimanere confuso, io sono eternamente così. Questo è il mio corpo trascendentale e non si deteriora mai. Allora, e ciò è possibile grazie alla sua energia interna. Anche qui usa la parola, ci capita Deva, Atma, Mayaya, scusate, Deva Uti, nel porre questa domanda a suo figlio, il Signore Supremo, ci capita. Usa proprio questa parola, Atma Mayaya, così come Krishna usa Atma Mayaya Shijamitate, no? Quando dice io appaio nella mia forma eterna in virtù della mia potenza interna. Quindi, continua Prabhupada, Srila Prabhupada, potremo comprendere i divertimenti del Signore seguendo uno o alcuni dei metodi devozionali autorizzati. Shravanam, Kirtanam, Vishno, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Questo è tratto dallo Srimad Bhagavatam, canto 7. Chi volesse andare a controllare, chi volesse andare qui a controllare e a approfondire, canto 7, capitolo 5, Shloka 23, la cui traduzione è questa, parla proprio delle attività che favoriscono il servizio di devozione al Signore. Sono le attività che favoriscono il servizio di devozione al Signore. L'ascolto, il canto e il ricordo del santo nome, della forma, dei divertimenti, delle qualità del Signore e tutto ciò che lo circonda, l'offerta di servizio secondo il tempo, il luogo e la personalità, l'adorazione delle divinità, l'offerta di preghiere, la consapevolezza di essere l'eterno servitore di Krishna, l'amicizia con lui e l'offerta di tutto ciò che abbiamo a lui. Questi sono i 9 metodi del servizio di devozione. Ripeto, Srimad Bhagavatam, canto 7, capitolo 5, shloka 23. Ci sono 9 metodi principali di servizio devozionale: ascoltare e cantare ciò che riguarda il Signore Supremo, ricordarlo, servire i suoi piedi di loto, adorarlo, offrire preghiere al Signore, agire come suoi servitori, diventare suoi amici e offrire a Lui ogni cosa. Atmanivedanam, offrire a Lui ogni cosa. Ma l'inizio è Shravanam Kirtanam, ascoltare e cantare.
Bisogna nutrire un desiderio profondo per l'ascolto e per il canto. È affermato nella Bhagavad Gita, capitolo 9, verso 14. Satatam kirtayantum mam yatam tashchadridavratah namashantascham bhaktya nityayukta upasate. Cantando sempre le mie glorie, sforzandosi con grande determinazione e prosternandosi sempre davanti a me, queste grandi anime mi adorano eternamente con devozione, dice Krishna nella Bhagavad Gita. Dobbiamo cantare e parlare delle sante attività di Dio, la persona suprema, ma per farlo è necessario averle ascoltate, ovviamente. Questo Srimad Bhagavatam fu recitato da Shukadeva Goswami e ascoltato da Maharaj Parikshit. Così anche noi dobbiamo ascoltare ciò che riguarda Krishna e poi ripetere ciò che abbiamo ascoltato. Shravanam Kirtanam Vishnu. Quando parliamo di Vishnu, intendiamo Krishna. Krishna è l'origine dei Vishnu Tattva. In altre parole, Vishnu è un'espansione di Krishna. Infatti, spesso Prabhupada nei suoi libri dice Vishnu o Krishna. Vishnu o Krishna. Or significa ovvero. Ovvero, Vishnu, ovvero Krishna. Quando parliamo di Vishnu, è sottinteso che Krishna è l'origine di Vishnu. E non il contrario. Non il contrario. Una certa controcultura indologica, indovedica, induista, e di chi ne ha più ne metta, si afferma, si diffonde l'idea che Krishna sia un avatar di Vishnu, sia una manifestazione temporanea, circostanziale, contingente di Vishnu. Che è sbagliato, detto in questi termini, ho volutamente ricalcato l'errore, no? Anche se in un certo senso Krishna, quando appare, si manifesta attraverso Vishnu. Vediamo per esempio nel caso della sua apparizione trascendentale 5.000 anni fa, nella prigione di Kamsa, dinanzi ai suoi genitori, Vasudeva e Devaki. Vediamo come Krishna si manifesta, prima si manifesta come Vishnu a quattro braccia. Prima c'è Narayana, Vishnu, e poi questo Vishnu, questa forma di Krishna, Vishnu a quattro braccia, diventa Krishna piccolo, infante, appena nato, dinanzi a Vasudeva e Devaki. Quindi non è vero che Krishna sia un avatar di Vishnu, tuttavia, quando si è manifestato 5.000 anni fa, si è manifestato prima nella sua forma di Vishnu e poi nella sua forma di Krishna, ma è sempre lui. E comunque sappiamo che Krishna, sto Bhagavan Svayam, Krishna è la fonte, in accordo con Srimad Bhagavatam, in linea col primo canto dello Srimad Bhagavatam, nel capitolo La fonte di tutti gli avatara, sappiamo che Krishna stu Bhagavan Svayam. Esistono infinite forme e manifestazioni di Sri Krishna, infinite forme avatara, Krishna stu, ma Krishna è la fonte di tutti questi avatara. Krishna dice nella Bhagavad Gita, capitolo 7, shloka 7, che non esiste verità superiore a me. Non esiste verità superiore a me, una regione, dice Arjuna, nel campo di battaglia di Kurukshetra. Dunque, Krishna è l'origine dei Vishnu Tattva. In altre parole, Vishnu è un'espansione di Krishna. Quando parliamo di Vishnu, è sottinteso che Krishna è l'origine di Vishnu.
come afferma Shri Krishna nella Bhagavad Gita 10.2, Aham Adirdevanam, io sono l'origine degli esseri celesti. Gli esseri celesti, Deva, più importanti, sono Brahma, Shiva e Vishnu. In principio, prima della creazione, c'era Shri Vishnu, e da Vishnu nacque Brahma. Da Brahma nacque Shiva, e queste tre divinità si incaricano delle tre influenze della natura materiale. Vishnu si prende cura del Sattva Guna, l'influenza della virtù. Brahma del Rajo Guna, l'influenza della passione. E Shiva del Tamo Guna, l'influenza dell'ignoranza. Prima della creazione, tuttavia, non c'erano Brahma o Shiva, c'era solo Krishna. Per questo Krishna afferma Aham Adirdevanam. Egli è il creatore di tutti i Deva e di tutti gli esseri celesti. Dopo la creazione della manifestazione cosmica furono introdotti in essa gli esseri individuali. Per questa ragione i Veda insegnano che all'inizio non c'era né Brahma né Shiva, ma solo Narayana, Eko Narayana Asti. Asit. Narayana è un'altra espansione plenaria di Krishna. Eko Narayana Asit. Dobbiamo imparare dalle scritture che Krishna è l'origine di ogni cosa, Krishnastu Bhagavan Svayam. Tutti i Vishnu Tattva o gli Avatara sono soltanto espansioni plenarie o espansioni di espansioni plenarie di Krishna. Le manifestazioni divine sono milioni e milioni, tante quanto le onde dell'oceano. Ci sono i Shaktyavesha Avatar, i Guna Avatar, gli Svayam Avatar e tutti sono descritti nello Srimad Bhagavatam. Tutti questi Avatar, queste manifestazioni divine, sono Svachandatman, libere da ogni ansia e preoccupazione. Se organizziamo un'impresa d'affari, avremo numerose ragioni di ansia. Tale stato di ansietà sarà più intenso per il direttore amministrativo e per il proprietario dell'impresa. Sebbene se ne stia seduto tranquillamente nel suo ufficio, non è molto facile. Scusate, non è molto felice, perché ha la mente fissa sul modo di risolvere questo o quel problema, o di occuparsi di questo o quell'affare. Questa è la natura materiale. Per questo si dice che nel mondo materiale l'ansia è sempre presente. Quando Hiranyakashipu, il padre di Prahlad Maharaj, chiese a suo figlio: «Mio caro ragazzo, qual è l'insegnamento migliore che hai ricevuto dai tuoi maestri?» E Prahlad Maharaj rispose immediatamente: Tat sadumanye suravarya suravarya dehinam sadasamudvignadhyam sadgrahat. Ho imparato, rispose suo figlio Prahlad Maharaj, che i materialisti hanno accettato gli asad guna. Asad significa ciò che non è. Non dobbiamo rimanere a questo livello, ma dobbiamo elevarci al livello Sat, non Asat, ma Sat. Om Tat Sat, questo è l'insegnamento dei Veda. Il mondo materiale è Asad Vashtu, non può continuare ad esistere. Nel mondo materiale ogni cosa incontrerà la distruzione finale. Tutto ciò che troviamo nel mondo materiale esiste solo per qualche tempo, è effimero. I filosofi Mayavadi dicono Brahma Satyam Jagat Mithya. La verità suprema è reale, dicono, mentre il mondo è falso. Ma i Vaishnava non usano la definizione Mithya, falso. Perché Dio, il Brahman Supremo, è verità e nulla di falso può derivare dalla verità. Se fabbrichiamo un orecchino con dell'oro, anche quel gioiello sarà oro. Non possiamo dire che l'orecchino sia falso. Yato imani bhutani jayante. La verità suprema e assoluta è colui dal quale tutto emana. Se tutto emana dalla verità assoluta, non ci può essere nulla di veramente falso. A differenza dei filosofi Mayavadi,
I filosofi Vaishnava considerano il mondo temporaneo, ma non falso. Il mondo, Jagat, ha avuto origine dal Supremo. Per questa ragione non è mitya, bensì temporaneo, come spiegato anche nella Bhagavad Gita. Bhutva, bhutva praliyate. Il mondo materiale viene a esistere, rimane per qualche tempo e infine è distrutto. Non è falso, perché può essere usato per comprendere la verità suprema. Questa è la filosofia Vaishnava. Il mondo è temporaneo, ma noi dobbiamo usarlo a fini spirituali. Quando una cosa è usata per la verità suprema, la verità assoluta, diventa parte di questa stessa verità assoluta. Srila Rupa Goswami ha affermato: Anasaktasya Vishayan Yataram Upayunjataha Nirbanda Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Yuchatene Prapanchi Kataya Buddhya Hari Sambandi Bastunaha Ma Mumukshubiri Parityago Vairagyam Palku Katyate Bhakti Rasamrita Sindhu. Tratto dal Bhakti Rasamrita Sindhu. La parola mumukshubihi si riferisce a coloro che aspirano alla mukti, la liberazione. Quando si arriva al disgusto per le occupazioni materiali, si prova il desiderio di distruggere tutto ciò che ha una relazione col mondo materiale. Questa è la chiave di tutto. Giungere ad avere disgusto per le attività materiali, finché c'è in qualche maniera un desiderio, una prospettiva di gratificazione, finché si dà credito a questo luccichio della natura materiale, della prakriti, che ci promette felicità in questo mondo materiale, finché si dà questo credito, la sofferenza sarà sempre dietro l'angolo, l'ansietà. Cricilini Thai Sacinana Naki Thai. Ci si rigora di tai chi dice. Nel momento in cui invece si svilupperà quel sano disgusto per le attività nel mondo materiale e per le relative conseguenze di queste attività, allora ci si volgerà naturalmente questo lo scopo della sofferenza che si perpetua nel mondo materiale, proprio spingerci, incentivarci a voltarci finalmente da Krishna. Perché adesso abbiamo voltato le spalle a Krishna. Krishna Bhagir Mukajiva Boga Vachatai Nikatastamaya Tare Jagatiyadare. Abbiamo voltato le spalle a Krishna. Voltando le spalle a Krishna ci siamo ritrovati davanti a Maya, l'energia materiale, che ci prende a schiaffi. Nikatastamaya Tare Jagatiyadare. Ci prende a schiaffi per ridestarci, come una persona che dorme viene presa, se proprio non riesce, si vede anche nei film, nei cartoni animati, no? Qualcuno che non si riesce a svegliare, svegliati, due ceffoni, oppure un secchio d'acqua fredda sulla faccia, se proprio uno è proprio sprofondato nel tamaguna più completo, nel sonno profondo, e non si sveglia, come si dice, neanche con le cannonate, allora un paio di ceffoni si sveglierà sicuro. Nikatasta mai aggiare, tapatia, giapatia, dare giapatia, dare, per aiutarci a rivoltarci verso Krishna. Quindi quando si arriva al disgusto per le occupazioni materiali, si prova il desiderio di distruggere tutto ciò che ha una relazione col mondo materiale. Tuttavia il Vaishnava afferma: Prapanchi Kataya Buddhya Hari Sambandi Vastunaha. Ogni cosa ha una qualche relazione con la persona suprema, la verità assoluta. Ecco, questa è la svolta. Ogni cosa ha una qualche relazione con la persona suprema, la verità assoluta. Un microfono, per esempio, è fatto di metallo. Ma che cos'è questo metallo? È un'altra forma della terra. Nella Bhagavad Gita 7.4 Shri Krishna afferma: Bhumira Bona Lobayunu Kammano Buddhir Vacham.
Ahankarammiti a me, Vinna Prakriti Mastada. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego. Questi otto elementi distinti da me costituiscono la mia energia materiale. Queste sono tutte energie di Krishna, e dal momento che Krishna è l'origine di queste energie, come potrebbero essere false? Un Vaishnava non dirà mai che il metallo non ha alcuna relazione con Krishna. È un prodotto di una delle sue energie, proprio come questo mondo materiale è un prodotto del sole. Non possiamo dire che i raggi del sole sono falsi, mentre il sole è vero. Se il sole è reale, lo saranno anche i suoi raggi. Similmente noi non diciamo che l'universo materiale è falso. Può essere temporaneo, ma non falso. Per questo i Goswami e Krishna stesso insegnano che ogni cosa dovrebbe essere usata al servizio di Krishna, perché tutto appartiene in realtà a Lui. Questa creazione emanata da Bhagavan, il Signore Supremo, colui che è libero dall'ansia, Krishna gode della compagnia della sua consorte Srimati Radharani e si diverte a suonare il flauto. Se Dio fosse ansioso, che Dio sarebbe? Perfino Brahma e gli altri esseri celesti sono soggetti all'ansia. Brahma è impegnato nella meditazione. Shiva danza per annientare l'universo. La dea Kali è impegnata a uccidere con la sua spada e così via. Gli esseri celesti svolgono molte attività, mentre Krishna è sempre sereno. Il Krishna che si impegna nell'uccisione dei demoni è Vasudeva Krishna, non il Krishna originale. Il Krishna originale non si allontana mai neppure di un passo da Vrindavana. Le altre attività compiute da Krishna sono in realtà compiute nella forma di Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Krishna si espande come Sankarsana, Narayana, Vishnu, Mahavishnu, Garbhodaksha Vishnu, Shirodaksha Vishnu. Dio può espandersi in innumerevoli forme. Come dicevamo prima, le forme in cui si espande Krishna, in cui lui si manifesta, sono innumerevoli e incalcolabili, così come non si possono calcolare le onde dell'oceano. Advaita Machuta Manadi Manantarupam Madhyam Purana Purusham Navayovanam Cha Namasamita 5.33. Egli è Krishna, si riferisce Krishna, e l'Adi Purusha, l'anima originale di tutti gli esseri. Govinda Madhi Purusham Tamaham Hajami. Brahma afferma di non essere l'Adi Purusha. Il vero Adi Purusha è Govinda, Krishna, da cui emanano innumerevoli espansioni. Advaita Machuta Manadim. Non ha inizio, ma è l'inizio di ogni cosa. Si è espanso in molte forme. I Vishnu Tattva sono le sue espansioni personali, dette Bhagavat Tattva Svansha. Anche noi siamo forme di Krishna, ma siamo Vibhinnamsha, espansioni separate. Come diceva prima, no? Vinna Prakriti Rashtadana. Queste energie materiali, in quel caso parlava delle sue, degli otto elementi materiali, sono Vinna Prakriti Rashtadana, sono separate da me. Anche in questo caso, Vibhinnamsha, espansioni separate. Siamo le espansioni delle sue energie. Secondo le parole di Krishna nella Bhagavad Gita, apareyam mitastvanyam prakritim vidime param jiva bhuta mahabhavo yayedam daryate jagat. O Arjuna, dalle braccia potenti. Oltre a questa energia inferiore c'è la mia energia superiore, costituita dagli esseri viventi che lottano con la natura materiale e sostengono l'universo. Esistono dunque le jiva prakriti, le espansioni della para prakriti, che appartengono all'energia superiore di Krishna. Esiste la para prakriti, l'energia
superiore di Krishna e la apara prakriti, a non superiore, ossia inferiore. Noi facciamo parte della para prakriti, dell'energia superiore, perché siamo esseri viventi, noi dominiamo sugli elementi inerti. Krishna è sempre e in ogni caso svachandatma, libero dall'ansietà. Anche quando uccide un demone, Krishna non è soggetto all'ansia. Come i Veda confermano, natasya karyam karanam cha vidyate, natatsamascha bibikascha drishate, parasya shakir vividai vashuryate, svabhaviti dhyana dalagriya cha. Il Signore Supremo non ha alcun obbligo da assolvere. Trishulukesha, dice nella Bhagavad Gita, non ci sono Trishulukesha nei tre mondi doveri prescritti per me. Perché tutto avviene automaticamente attraverso le sue varie potenze. Nessuno può essere considerato uguale o superiore a lui. Shri Krishna non è costretto a fare nulla di persona. È la sua energia che agisce. Quando un uomo importante vuole fare qualcosa, deve solo trasmettere il suo volere al segretario, che si occuperà di tutto. Un uomo importante è fiducioso che i suoi desideri saranno realizzati, perché ha affidato l'incarico al suo segretario, che è una persona e che è un'energia in ultima analisi, Shakti. Se un uomo comune di questo mondo possiede tante energie nella forma di segretari, possiamo avere una vaga idea della quantità di energie di cui Shri Krishna è dotato. Shri Krishna è il Jagad Ishvara, colui che controlla l'intero universo. Egli perciò cura l'amministrazione dell'intero universo. Gli sciocchi sostengono che non c'è intelligenza dietro l'universo. Gli sciocchi sostengono che non c'è intelligenza dietro l'universo, ma queste loro affermazioni sono dovute all'ignoranza. Grazie alle informazioni degli Shastra, delle scritture, possiamo capire che chi è, addirittura chi è questa intelligenza. Non solo c'è un'intelligenza, quella diciamo è un'informazione che in realtà non c'è neanche bisogno di scomodare la religione per giungere a tale comprensione. Tuttavia è una comprensione che può sicuramente essere assodata e raggiunta grazie ad un impegno religioso, ad un approfondimento religioso. C'è un'intelligenza, ma la scienza di Krishna ci dà informazioni riguardo di chi sia veramente questa intelligenza. Chi è? In conformità delle parole di Shri Krishna nella Bhagavad Gita, Maya Dhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Etunane Konteya Jagadviparivartate. Questa natura materiale, dice Krishna, agisce sotto la mia direzione, o figlio di Kunti, e genera tutti gli esseri mobili e immobili. Sempre per mio ordine questa manifestazione è creata e poi ambientata in un ciclo senza fine. Noi vediamo continuamente le sue energie in azione in questo mondo materiale. Ci sono tuoni e pioggia, e dalla pioggia viene il cibo di cui godiamo. E questo procedimento è delineato nella Bhagavad Gita. Annadbhavanti bhutani parjanyadan sambhava yagyadbhavati parjanyo yagyakarma samudbhavaha. Tutti gli esseri si nutrono di alimenti che crescono con le piogge. Le piogge arrivano grazie al compimento di sacrifici, yagya, e lo yagya nasce dal compimento del dovere prescritto. Terzo capitolo della parola. L'origine di ogni cosa è Dio, la persona suprema. Lo yagya, il sacrificio, è il ecco, adesso provo a spiegare cos'è lo yagya, cos'è il sacrificio, cosa si intende veramente per sacrificio. Lo yagya, il sacrificio, è il metodo che abbiamo a nostra disposizione per soddisfare la persona suprema. E gli yagya possono essere compiuti quando la società umana è regolata secondo il Varnashram Dharma, cioè il sistema dei quattro ordini sociali, Varna, e dei quattro ordini spirituali, Ashram. Esistono quattro Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra.
quattro ashram, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyasa. Ai varna e agli ashram corrispondono i rispettivi doveri prescritti. E non ci può essere pace nel mondo finché la società umana non sarà organizzata secondo queste otto categorie scientifiche e finché ogni individuo non agirà in conformità della propria posizione. Varnashramacharavata purushena paramuma kuman Vishnu raradhyate pantaha nanyatatosha karanam. Dio, la persona suprema Sri Vishnu, è adorato mediante il compimento dei doveri prescritti nel sistema dei Varna e degli Ashram. Non c'è altro modo per soddisfare Dio, la persona suprema. L'obiettivo finale di ogni attività, quindi si comprende, è la soddisfazione del Signore Supremo. Vishnu, natebidu svarta gatimmi Vishnum. Gli sciocchi non sanno che il loro vero interesse consiste nel soddisfare Vishnu. Perciò, quando si verificano dharma, dharmasyaglanihi, cioè irregolarità nel karma, Krishna cosa fa? Scende personalmente o scende nella forma di avatar. Per questa ragione si dice yad yad vidyate bhagavan. Sebbene scenda in questo mondo, rimane comunque sempre libero dall'ansia. Scende in virtù della sua potenza interna, senza bisogno dell'aiuto di nessuno. È dotato di diverse categorie di energie e tutte agiscono in modo perfetto e adeguato. Paransya Shakti Vividaiva Shuryate Svabhavi Vidyana Bhavakriyacha. Gli impersonalisti non riescono a capire come ogni cosa si realizzi in modo perfetto, perché non comprendono Dio, la persona suprema. Mohitam Vijanati Mamebhya Param Abhyayam. Krishna afferma nella Bhagavad Gita, dai viesha gunamai, mamma maya duratyaya, mamme vaye prapajante, maya metam tarantite. Questa mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare. Duratyaya, ma è proprio dura. Duratyaya, dura, difficile da superare. Ma chi si abbandona a me, mamme vaye prapajante, Mayam e Tantarante, grazie a me, ne supera facilmente i limiti, dice Krishna. A causa della copertura prodotta dalle tre influenze della natura materiale, non è possibile comprendere Dio, la persona suprema. Il Signore Supremo, però, si rivela, ma a chi? Ai suoi devoti. È nostro dovere comprendere Krishna così com'è. Allora la nostra vita sarà coronata dal successo. Tutti vogliamo il successo e qui c'è la formula del successo. È nostro dovere comprendere Krishna così com'è e allora la nostra vita sarà coronata dal successo. Tuttavia una comprensione superficiale di Krishna non sarà sufficiente per avere successo. Perciò questo verso afferma Tani me shraddha danasya kirtanyani anukirtaya. La parola anukirtaya, come abbiamo già detto all'inizio, significa che non possiamo inventare nulla. La parola anu significa seguire. Per questo il Bhagavat Tattva, Bhagavan, Dio, la persona suprema, la verità assoluta, può essere compreso solo grazie al sistema Parampara. Il sistema della successione di maestri spirituali, e Krishna usa proprio questa parola nella Bhagavad Gita. Evam parampara praptam imam rajarsha yogi duhu sakalineha mahata yogonashta parampapa. Questa scienza suprema fu trasmessa attraverso la successione di maestri e i re santi l'hanno ricevuta in questo modo, ma col tempo la successione di maestri si è interrotta e questa scienza, così come sembra, ora perduta. Bhagavad Gita 4, 2, capitolo 4, sloka 2. Un tempo i re, Raja, erano grandi personalità, cioè, che si intende per grande personalità? Persona santa. E che significa persona santa? Significa persona cosciente di Krishna. Non erano uomini comuni impegnati a bere e a danzare. Fino ai tempi di Maharaj Parikshit erano tutti Rishi, saggi,
erano educati in modo tale da non essere uomini comuni, ma erano chiamati Naradeva, uomini divini, Naradeva. Naradeva si riferisce a Bhagavan nella forma di un essere umano. Il sovrano era adorato perché era un Raja Rishi, un re e un saggio nello stesso tempo. Infatti, ricordo che a scuola si studiava, non so in che periodo storico, così mi sovviene adesso dal subconscio, i re filosofi. C'erano i re filosofi, ma sicuramente sarà stata forse l'impostazione un po' era quella, però di certo non c'era più ormai la sostanza del Varnashram, la sostanza vedica, la sostanza della scienza di Krishna. Però c'era un eco lontano, no? Era rimasto qualcosa, come un eco, i re filosofi. Sri Krishna afferma che il re può governare bene soltanto se conosce l'obiettivo della vita, altrimenti penserà che tutto si riduca al fatto di mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi. In questo caso i suoi subordinati vivranno come animali. Oggi nessuno conosce lo scopo della vita umana. Perciò, sebbene gli sciocchi di questa era cerchino la felicità, non vedranno mai realizzate le loro speranze. Nate vidduhu svartagatimmi vishnu durashayaha. Gli uomini cercano di essere felici nel mondo materiale accettando oggetti materiali, ma non riusciranno mai a realizzare i loro piani. Perciò vediamo nella storia del mondo che molti capi sono morti lavorando molto duramente. Nonostante tutti i loro sforzi, non sono riusciti a sistemare le cose. Napoleone, Hitler, Gandhi, Nehru e tutti gli altri non sono riusciti a realizzare i loro sogni. E questo è definito Durashaya. La meta suprema della vita consiste nel comprendere Vishnu. Eppure la gente insiste nella sua corsa cieca verso la gratificazione dei sensi. Se un cieco cerca di guidare un altro cieco, dove andranno a finire? Se sono ciechi entrambi, finiranno in un fosso, perché ognuno è legato dalla propria natura. Shravanam Kirtanam, l'ascolto, il canto sono l'inizio della bhakti, del servizio devozionale. Per questo è detto Tanime Shraddha Dhanasya Kirtanyani Anukirtaya. La parola Anukirtaya significa seguire il sistema Parampara. Anu significa seguire, no? Dicevamo prima. Anukirtaya. Ripetere, seguire ciò che è stato già detto da una fonte autorevole, autorizzata e autentica, la Parampara. Innanzitutto bisogna ricevere le informazioni da un'autorità, poi potremo parlare della verità. Bisogna prima imparare a descrivere la verità assoluta, Bhagavan, le sue azioni, la sua misericordia e la sua compassione per tutti gli esseri. Il Signore Supremo è ansioso di darci educazione e luce più di quanto noi desideriamo riceverli. Ci dà le sue scritture, i suoi devoti ci dà e ci dà il sistema Parampara, ma sta a noi approfittarne. Non ci forza Krishna. Il movimento per la coscienza di Krishna in realtà ci forza, però a modo suo. Il movimento per la coscienza di Krishna vuole dare alla società una comprensione adeguata della verità assoluta. Mi chiedeva ieri un amico, non diceva, stavamo parlando di un devoto, diceva, ma questo devoto si è convertito da poco. Mi fa sorridere, no? Mi ha fatto sorridere l'espressione convertito. Perché effettivamente la coscienza di Krishna non è una religione alla quale ci si converte rinnegando in qualche maniera, per quanto liberale e aperto possa essere un religioso, comunque sta rinnegando un altro sistema religioso. E gli ho detto, sì, fa un po' sorridere la conversione, la parola, il termine conversione, perché in realtà la coscienza di Krishna
è semplicemente un approfondimento, un desiderio di approfondire il discorso riguardo della verità assoluta. Volerne sapere di più non è proprio un essere fulminati e folgorati sulla via di Damasco, è più che altro un desiderio profondo che nasce dal disgusto per il mondo materiale, le sue dinamiche e i suoi risultati, i suoi sinistri risultati, i suoi drammatici e tragici risultati, per approfondire la verità assoluta. Non è una vera e propria conversione così come la si intende, però in un certo senso la conversione, cioè uno converte, si volge verso l'approfondimento della verità assoluta, in quel senso magari anche una conversione. Però è qui proprio Krishna dice, e Prabhupada dice, il movimento per la coscienza di Krishna vuole dare alla società una comprensione adeguata della verità assoluta. Non stiamo presentando una filosofia artificiale di nostra invenzione. Perché dovremmo perdere tempo nel cercare di inventare qualche filosofia? C'è già abbastanza da imparare da ciò che l'autorità suprema ci ha insegnato. Tutto ciò che dobbiamo fare è prendere queste scritture tecniche, cercare di apprenderle e di distribuirle. Questa è la missione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bharata Bhumite Aila Manusha Jamma Yara Jamma Sartaka Kari Paraupakara. È dovere di ognuno, specialmente di coloro che sono nati nella terra di Bharatavarsha, l'India, concludere con successo la vita traendo beneficio da queste scritture vediche. Sfortunatamente noi cerchiamo soltanto di apprendere la tecnologia e questa è la nostra sfortuna. Vera educazione, vera cultura significa soluzione di tutti i problemi della vita. Educazione trascendentale significa imparare a liberarci dai legami della vita e della materia, il che è possibile se impariamo a conoscere le attività trascendentali del Signore. Kapila Deva Ki Jai. Insegnamenti di Sri Kapila Deva Ki Jai, Sri Prabhupada Ki Jai, vi auguriamo una buona giornata, cosciente di Krishna. E ricordiamoci oggi pomeriggio, ore 18:30, di collegarci su www.iskonroma.it o sul canale Iskon Roma di www.mayapur.tv per l'appuntamento con Soffermiamoci una serie di incontri, di occasioni di incontro, per approfondire le tecniche vediche della vita spirituale e per parlare dei fatti della vita in chiave cosciente di Krishna. Oggi, l'argomento di oggi è scopri l'Arjuna che è in te. Quindi ufficiale. Oggi parleremo di Arjuna e dell'esempio di Arjuna che dovremmo seguire. Hare Krishna, buona giornata.